È qualche mese che pongo delle questioni ed è qualche mese che vedo queste questioni poste, nella migliore delle ipotesi essere liquidate come delle questioni personali, o in alcuni casi vedo queste questioni essere minimizzate, per carità. Forse non meritano grande attenzione, ma non credo che siano questioni poste per intralciare l'azione, men che meno per danneggiare il partito che insieme ad altri ho contribuito a formare. Certamente non sono questioni che vengono poste per compiacere gli avversari. E, vedi Bondi, permettimelo, è stata una certa caduta di stile quella di citare alcune affermazioni che certamente possono essere, in alcuni casi lo sono stato, polemiche nei confronti del Presidente del Consiglio, e dimenticare che per aver posto alcune questioni nei mesi passati sono stato oggetto in molte circostanze di trattamenti mediatici e di trattamenti giornalistici da parte di colleghi, in questo caso colleghi del mondo della stampa, lautamente pagati da stretti familiari del Presidente del Consiglio, senza che questo determinasse però, non credo che sia motivo di polemica, no? Sappiamo benissimo quali sono le proprietà dei giornali, sappiamo che sono gli editori che pagano i direttori, questioni che vanno comunque certamente tolte dal novero delle questioni di cui dobbiamo discutere oggi. Perché comincio col porre le questioni. Dire, e spiegherò, cercherò di spiegare di che cosa si tratta, che su alcune vicende, su alcuni problemi, su alcune cose da fare, abbiamo delle opinioni diverse, è dimostrazione di alto tradimento, a tal punto da meritare appunto delle bastonature mediatiche, o da meritare l'allestimento di roghi, o addirittura ipotizzare i licenziamenti come avviene per i dipendenti infedeli, oppure è, Berlusconi, te lo dico in faccia come ce lo siamo detti tante volte a quattro occhi, questa è la prima volta che parliamo davanti alla nostra gente, una dimostrazione di lealtà. Vedi, il tradimento, che certamente è sempre nel novero dei comportamenti umani poco dignitosi, alligna spesso in coloro che sono adusi all'applauso e in molti casi alla critica approvazione, salvo poi, quando i leader girano le spalle, dire tutt'altro. Raramente il tradimento è nella coscienza di chi si assume la responsabilità in pubblico e in privato di insistere su alcune questioni. Io lo considero un fatto di lealtà ai Presidente. A me cose che non ho mai detto. Ha il diritto di replica. Ne prendo atto positivamente. Comunque, avendo un diritto di replica di cui giustamente ti devi avvalere, credo che sia onesto giocare a carte scoperte, anche perché di questo si sta parlando, no? Quindi, non credo, ecco, che sia alto tradimento dire che alcune cose le possiamo e le dobbiamo fare meglio.